sensazione che uno faccia c'è da fare, sempre c'è da fare. Di Radioline, i nostri 35 anni, ne approfittiamo visto che passo da queste parti per fare tanti auguri anche al nostro amministratore delegato. Fra qualche giorno è arrivato così una piccola comunicazione. Tanti auguri in anticipo, grazie per questa grande festa, per far diventare Radiolina e questo grande mezzo, e comprendo anche l'Unione Editoriale, sempre più grande. Ma io ringrazio voi per quello che avete fatto, una serata straordinaria, veramente un grandissimo. Un grandissimo evento, una grandissima organizzazione, ringrazio Alessandra, ringrazio tutti, grazie a te, sei stata meravigliosa. E poi comunque sono una festeggiata, che Radiolina. È bellissimo, grazie all'amministratore delegato. Grazie a voi. En passant, chiederei di inquadrare anche Alessandra Manfredini, eccola, e lei, ciao. E adesso andiamo perché c'è una sorpresa. Adesso la telecamera mi inseguirà, io sto cercando in questo momento di raggiungere, insomma di guadagnare. C'è da fare un casino anche contro il destino. C'è da fare andare avanti là, aggiustare qualche cosa che è la mattina. C'è da riordinare il letto, rimettere molti sogni dentro quel maledetto cassetto. Maledetto cassetto, maledetto cassetto, maledetto cassetto, maledetto. C'è da fare, sempre c'è da fare, sai. C'è da fare, sempre c'è da fare, e cambiare mezzo mondo, e dare a tutto un senso molto più profondo. Col sole in faccia si sa che gran fatica sarà controllare. C'è sempre qualcosa da fare e tu lo sai. Hey! C'è da fare, sai. Hey! C'è da fare. C'è da fare. C'è da fare. Che meraviglia, c'è
c'è da fare da darti un cuore che batte come il tuo, gatto. Gattone, grazie a voi. Cosa ti abbiamo portato, gattone? Guarda, Rinaldo, vieni. Inquadrate per sorpresa cortesia. Velocemente. Aspetta, no, devo far inquadrare questa questo cosa. Questo è il primo album. Gigi Panceri, 1983. L'ha portato questo signore che non ti vedeva da 26 cazzo, anni. Cazzo, mio zio. Il primo disco. Questo è il mio primo disco, avevo 18 anni. Guarda che faccio da pirla. E soprattutto qui davanti c'è la cartina di Monza, ma la cosa bella è questa, che il discografico di questo disco disse: come ti vuoi chiamare? Io, Gatto Panceri. No, non funzionerà mai. Qual è il tuo nome vero? Luigi. E lui mi ha messo Gigi, ho detto non funzionerà mai. Infatti questo disco non l'ha venduto un cazzo. Quando poi qualcuno mi ha fatto fare Gatto Panceri è successo quello che è successo. Quindi avevo ragione io o no? Sì, come no? Grazie a Rinaldo e grazie a Gatto Panceri e all'FBI Band. Grazie di cuore. Mara, dove sei? Mara, la nostra Mara. Arrivo. Io stavo ancora festeggiando qua. Lo so, abbiamo visto prima con la torta. No, è bello che voi festeggiate là dietro, noi vediamo la torta, ve la mangiate, noi non ci pensa nessuno. Niente. Ma ci sta però, dai. Io ho bisogno, tu non mica tanto, no, con la panzetta lì. Che bello vedere il nord e il sud qua accanto a me, io sono il centro, voglio rappresentare Oristano. La il centro della allora si festeggia, continuano i festeggiamenti, continuano. Allora, noi in realtà, sapete, il compleanno di Radiolina è stato il 19. Il 19 è stata una bellissima giornata perché alle 9 del mattino ci siamo radunati all'hotel Santa Lucia di Capoterra e ci siamo divertiti un sacco, abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto addirittura attività fisica, oltre che cantato, ballato, ci siamo scoperti ballerini. Intanto stanno facendo vedere la torta, chi se la mangia, eccola, al posto nostro. Hai capito, li salutiamo. A proposito, noi adesso vi faremo vedere un video che raccoglie un po' tutti i momenti, quelli più salienti, più importanti del 19 giugno. Dobbiamo ringraziare chi ci ha supportato in tutto questo, l'ho già detto, l'hotel Santa Lucia di Capoterra, ma anche Angels Parrucchieri, anche Trussard di Storra, di Cagliari, Trucco di Alessandra Cadoni, e poi c'è la nostra mitica signora Lidia, oramai una vita, la nostra mamma, la mamma di tutti, insomma di tutta l'azienda, che ha preparato una torta esagerata che però avete modo di vedere. Invece quella di oggi, quella che vedete inquadrata, è stata realizzata da Mille Torte di Sciascia Stefania e appunto la pasticceria artigianale. Io direi di guardare tutti insieme questo video, ma prima di tutto farei entrare tutti gli speaker di Radiolina qui, i tutti nostri qui. Colleghi tutti Mario, Luca Carcassi, Silvia Carcassi, Silvio Camboni, Paolo Fasanari, c'è anche Carlotta, il nostro nuovo arrivo, Simon Luca, Mario. Luigi Mameli, Mario Marci, Celele Casini. L'applauso più grosso va a loro, Bea. A noi, eccola, ci sono le donne del meteo splendide, Claudia Pischedda e Anastasia Corona. Bello, siamo pronti bello per vedere questo video? Sono loro, siamo noi, siamo che noi, ogni Radiolina giorno speriamo di tenervi tanta compagnia. Ma soprattutto l'applauso nostro va a tutti voi, a casa grazie, e qui. Grazie mille, perché bravo, se Radiolina è grande più di un'isola, grazie a voi. Video! Ciao Max. Ciao. Ma dove sono finiti gli altri? Boh.
detto io che Radio Lina ci si diverte a suon di musica. Così che ogni giorno affrontiamo le nostre giornate. Grazie ancora a tutto lo staff di Radiolina, grazie di cuore, grazie. Tornate in radio che c'è da fare una diretta in radio. Carcassi, vai a dare la guida che tu sei il capo. Ma lo mettiamo un jingle tutti insieme? Uno, due, tre. Grandi più di un'isola, Radiolina. Grazie mille, scusate, grazie, ai veri cantanti che mi sono esibiti. Bene, caro compagno di viaggio. Sì. Questo è lo spirito che noi viviamo tutti i giorni e spero traspaia attraverso la radio e questa sera, in questa serata straordinaria, vi sia arrivato sia a casa. Qui vi è arrivato o no? Sì, sì. C'è ancora tanto, c'è ancora tanto da andare ad ascoltare e ad applaudire. Trovo che loro si siano divertiti fino a questo punto. E vi vediamo, ma molti, cioè, cresce l'attesa anche per il gran finale, ma non solo, adesso, caspita, c'è un gruppo che la Sardegna ama. No. Mamma mia, giusto. Io quando penso a loro penso a tante esperienze vissute con loro, ma anche con un grande che ha fatto grandi proprio anche loro. Però io vorrei qui Beppe Dettori. Beppe, Gino vieni, Marielli vieni. E Gigi Cametta in tazzetta! Ciao Beppe! Ciao Gigi! Ciao! Grazie per essere qui, ciao Gino! Grazie di cuore! Prima di cominciare, Max, sarai d'accordo con me, ma credo anche loro saranno d'accordo con me. Volevamo fare un omaggio a chi ha reso grande quest'isola e allora abbiamo, musicalmente parlando, delle immagini. Il saluto più grande va al nostro Andrea Parodi. Immagini che... Brividi che continuano davvero, emozioni. Che lo vedono in radio le tante volte che è venuto a trovarci. E poi purtroppo qualcuno... non grande più di un'isola, ma grande più di noi, che sta lassù da qualche parte, lo ha voluto per sé, per cantare, perché sta ancora cantando. Ciao Andrea! Signori, continuano i festeggiamenti per il 35esimo compleanno di Radiolina con Tazenda! Ciao!
dai questa notte. Madre terra, sognerò solo pace a sole, anima mundi, segno di Dio. Meravigliosi, meravigliosi. Venite sempre con noi? No. Meravigliosi anche i piedi di Beppe Dettori, che sono il veicolo che ci porta da 3-4 anni nella direzione in cui stiamo andando. E diciamo una cosa, che abbiamo scoperto che la vita non sempre va come vogliamo noi, però il messaggio è che se noi la seguiamo così, a piedi scalzi, nel senso senza le scarpe, cioè senza quella struttura che ci obbliga troppo a seguire ciò che vorremmo, magari andiamo in delle direzioni molto importanti. Lo dico perché c'è Marco Camedda che sta facendo un lavoro molto importante, come quello di Marco Garau e quello di Massimo Canu e Massimo Cossu, che sono i nostri musicisti, che tra un pezzo e l'altro hanno bisogno di pochi secondi per far partire questa canzone che parla della vita, che a volte è disperata, ma a volte è anche degna di lode. Baby, not me.
Siamo sempre in tour, sia nella nostra isola che un po' nel resto della penisola. E dal tour Desvelos Tour 2010, un'altra canzone che è una delle canzoni del finale, del gran finale. È qua che noi vorremmo vedere le mani saltare, le teste su, su! No!
quanto siete bravi e quanto è veramente... Bravi, davvero. Una...